la tecnologia abbia inizio. E salve a tutti ragazzi, io sono Giosca 10 e oggi siamo qua sulla Jurassic Crazy Tech. Per l'appunto siamo sul 20° episodio della Jurassic Crazy Tech. Quindi è una serie che è stata la più lunga del mio canale per adesso, ovviamente. Essendo che non è da tanto che è aperto, è la più lunga per adesso. E direi di fare delle cose come andare a dormire, perché poi vogliamo fare. Vi ricordate che l'altra volta abbiamo detto che la lana facendola polverizzare ci dà anche una possibilità di colorante? Bene, voglio fare un impianto per produrre EMC infinito. Quindi scriviamo Projecte. Ok, e ci serve esattamente la Energy Condenser. Per fare Energy Condenser serve tanti diamanti e una chimica che si fa con un diamante. Quindi noi dobbiamo iniziare a craftarla. E ci serviranno anche un paio di pulverizer. Sì, oppure possiamo fare anche oppure si possono fare quelli della Mechanism, che in effetti sono meglio. Però ho appena notato che la cesta alchimica, cioè low convalence dust, si fa con charcoal. Quindi bisogna charcoalare un pezzo di legna. E per far diventare charcoal, come tutti sapete, Minecraft è così, quindi cuociamo un pezzo di legno grezzo per far diventare del charcoal. Prendiamo anche delle patate che sono qua dentro, che non possiamo mangiare, quindi stavo scherzando, madonna. E mettiamo qua dentro le patate, proprio buttate a rando, e facciamo imparare il charcoal. E quindi possiamo craftare la low convalence dust, che si fa banco di 100 a 40 addirittura, perché non c'è solo una, quindi prendiamo una, poi torre, ciao. Ok, poi bisogna fare, dove che è? Condenser, eccolo qua. Quindi quella medium che si fa con un pezzo di ferro e una redstone, molto facile. Non ho qua niente, quindi stavo scherzando. Redstone e ferro, ok. Ma abbiamo la medium convalence dust, che si fa così, perfetto. Quindi facciamo imparare anche questa, ciao. Ok, e poi ci serve quella avanzata, che è high convalence dust, si fa con un pezzo di carbone e un diamante. Diamante e carbone. Allora qua sono preoccupato che se finiamo tutti gli amici, tanto sta facendo l'impianto per produrre infiniti, quindi non c'è nessun problema. E poi in realtà li riprendiamo, perché non ce ne facciamo imparare, poi ciao. Ce ne serve solo una. E ok, poi ci servono. Poi ci serve ferro, ferro, chest, stone e diamante. Stone c'è da vedere, quindi cerchiamo. Ho schiacciato stone, eccolo qua. Prendiamo due pezzi, poi prendiamo iron, ok. E prendiamo due pezzi anche di queste e prendiamo una cesta, che non ci ho mai fatto imparare, la presentation c'è table. Infatti non l'ho mai fatto imparare. Mamma mia, chiamiamo wood, allora wood. E prendiamo i legni normali per fare una cesta. Prendiamo esattamente 8 così, perché una cesta, come tutti sapete, si fa con 8 pezzi di legno, mamma mia. Quindi facciamo questa nostra cesta, non questa, quella normale, facciamo, ok, la facciamo imparare, la presentation table. E poi qua ci serviva anche della diamante. Diamante, giusto, sì, diamante, ok. E la possiamo fare, bam, così, e si fa alchemical chest. Achievement, fuochi artificiali. Ok, e bisogna fare l'energy condenser, si fa con 4 diamanti e 4 ossidiana. Ossidiana, vabbè. Obsidian, che vale stra poco, quindi non c'è nessun problema. E i diamanti invece valgono già di più, infatti non possiamo prendere. Poi diventa 4. Non ne ho neanche uno. Questo è un problema. Quindi devi fare delle cose molto carine, come ad esempio bruciare qualcosa per prendere 3 diamanti. 4 diamanti, scusate. Buttiamo via l'osmium, tanto però non ci serve, anche il copper, che abbiamo tanto. E un po' di vetro rossa, e basta. Poi questa qua, vabbè, diamo un dart, cosa a farla. Vabbè. Se facciamo questo, riusciamo a fare quanti diamanti? 1, 2, 3, 4. Perfetto, 4, anzi, uno in più per saltare. Quindi possiamo fare l'energy condenser, che non si fa così, perché è questo. No, è questo. Ok, ma energy condenser, fuochi artificiali. Ok, questi effetti particolari faranno sgranare il video, ma non ci interessa. Dobbiamo fare questo e basta. Bisogna solo fare un altri macerato pulverizer. Poi facciamo vedere il meccanismo, possiamo. Meccanismo. Vediamo, ok. Smelting, crushing, enriching factory. Ok, facciamo quelli da. Facciamo quelli normali. Facciamo pulverizer, ok. Adesso anche qua da no, non l'ho mai fatto imparare. Ah no, io non ho potuto impararlo. Facciamo il più possibile, quindi facciamo copper. Ok, bam. No, no, ecco, non così. Facciamone 5. Sì, facciamone 5. Poi se non possiamo, ne facciamo di meno. Reception coil. Ah, questo possiamo craftarlo perché vale abbastanza, che si fa con l'oro, lo ricordate. Perché l'oro vale un botto. Cioè l'oro vale veramente troppo. Quindi lo facciamo manualmente, che è meglio, senza dover fare dalla transportation table. E quindi ce la facciamo noi così, proprio bam. E bam così. Redstone reception coil. Sbaglio sempre tasto. Sono un demente cronico, ma non ci facciamo troppo caso. Poi c'è della flint, che avremo in giro probabilmente, perché la flint rompe sempre le palle. Quindi ci deve essere. No, non c'è. Noi abbiamo della inutile flint, non abbiamo della flint. Cosa? Cosa? Abbiamo della, sì, che abbiamo della ghiaia. Abbiamo almeno della ghiaia, ok. Rompiamo la ghiaia per trovare la flint. Ah, che bello rompere la ghiaia per cercare la flint. Mamma mia, il divertimento è rompere la ghiaia, che abbiamo una flint, quindi questa ce la copiamo. Voi ciao, ce la copiamo e prendiamo tante, tipo uno stack. Uno stacco detto di flint, ok. E prendiamo anche machine frame e pistone. Ok, quindi queste 50 fornaci le brucio. Tanto, anche se non valgono niente, però. Piston, ok, prendiamo 5, perfetto. E prendiamo anche il, come si chiama? Il, non mi ricordo. Machine frame, ok. Macchine frame. Prendiamo solo 4. Quanto vale? Poco, ci posso arrivare? Potrei arrivarci dando un po' di questi oggetti. Quindi prendiamo 16, ok, ci sono arrivato. Ah, valgono, i tubi valgono un casino, a proposito. E ne possiamo craftare tanti, 5, vai 5, ne craftati. E forse probabilmente ne sprecati, perché non ci serviranno mai così tanti. Abbiamo della wall pink. Pink wall, no. Vuoi della lana rosa, sapete perché? Perché il rosa, il colorante rosa, può anche essere usato per generare altre energie. Quindi praticamente fai una fan che produce MC infinito più energia. Perché nel pink generator, se non sbaglio. Ok, qua nel pink generator, mettendo roba di colore rosa, fa energia, quindi è molto utile e ci serve. Ora vorrei avere del colorante rosa, ma mi sa che non ce l'ho. Facciamo pink. Come si fa a fare pink? Andiamo qua, colorante rosa, si fa quelli, vabbè. Oh, rosso e white. Noi abbiamo sia rosso che white, penso. Sì, white sì, per forza, abbiamo una bone meal. Perfetto. E red abbiamo le rose, se non sbaglio. Scherzo. Stavo ovviamente scherzando, ecco qua, Mystical Red Flower, che bisogna ovviamente macerare con la tecnica malvagia della macerazione, che con il mortar. Questo, perfetto. Ok, bam, bam, polverina. Poi, ciao, ciao, ci prendiamo il colorante rosa. Inseriamo il colorante rosa, ciao. E coloriamo la nostra mitica lana rosa, perfetto, pink wool.
facciamo parlare anche la lana rosa. E adesso bisogna fare un impianto che mettiamo tipo, non lo so, da qualche parte in cui non occupi troppo spazio, tipo qua. In realtà qua è proprio in mezzo alle scatole, ma non c'è nessun problema. 1, 2, 3, 4, 5. Ho sbagliato perché dovevano essere più in alto, ovviamente, perché sennò dovvira il divertimento. Li mettiamo qua svolazzanti, ok, con tutte le uscite, le entrate da sopra e le uscite da sotto, entrambi sotto. Ok, così, perfetto. E io adesso sto qua a configurarle, ci vediamo appena ho finito di configurarle. Ciao. Ok, ho finito di configurarle, però mi è appena venuta in mente anche un'altra cosa. Ci serve anche l'energia, quindi bisogna fare passare un tubo qua dietro, che prima non mi era venuto in mente, in effetti. Però non c'è tutto questo problema, perché noi possiamo semplicemente fare così e queste robe qua dietro non si vedranno, quindi po' calmi siamo. Quindi facciamo della roba così, perfetto, no, anche quello là si vede. Ok, vedete, così sembra tutto proprio fatto stile laboratorio, che non può passare niente, ok. Così, e facciamo uscire il cavo qua, questo deve staccarsi, lo facciamo passare qua sopra, no, anzi qua sopra, così, e lo facciamo andare qua. Questi qua adesso daranno energia, ovviamente, perché devono caricare tutti i cosi. E bisogna fare l'impianto che da sopra, cioè, faccia uscire la roba, quindi ci servono anche dei servo. Ok, questi sono i servi che ci servono, quindi li mettiamo qua sotto, questi che portano qua. È molto complicato, cioè non è complicato, è solo che è un po' incasinato come impianto. Togliamo questo pink, per favore, ok, perfetto. È un po' incasinato, non è difficile o altro, ma è molto, madonna, incasinato principalmente, sì, perché ci sarà tutto un intreccio di cavi inutile che porterà a nulla. Quindi dobbiamo fare che cosa? Un barrel. E il barrel cosa fa? È semplicemente una chest enorme, perché può tenere fino a 64 stack, ma solo di un oggetto. Quindi cioè solo di quell'oggetto lì può ottenerli, e di nessun altro. Quindi prendiamo una pink, per favore. Pink. Ok. Guardate cosa facciamo. Noi li mettiamo, poi se noi ci shiftiamo, clicchiamo, ci mette il lucchetto. Così vedete, anche se ci sono 0 oggetti dentro, rimane lockato. Così non può perderli, principalmente. E bisogna fare il, come si chiama? Un filter bisogna fare, perché un filtro ci vuole. Filter, ok. Per farmi un piano ci vuole un filtro di quelli della, questi, che si fanno con ferro, carta, nugget e, che e no, no, e ferro ci abbiamo, sì, ferro, quindi carta, nugget di ferro, bam bam, glass, dov'è il glass? Abbiamo un solo glass, sì, tanto ce ne serve uno solo, e il pezzo di carta che non abbiamo qua, però qua ce l'avremo. Paper, sì, infatti ce l'abbiamo, che poi non si dice mai paper, si dice paper, però non c'è nessun problema, come dico sempre, non esistono problemi. Uno lo buttiamo via e uno ce lo teniamo. Il filtro cosa fa? Decide cosa può entrare o non entrare in un oggetto. Poi mettiamo la chest qua sotto, no, là sopra, certo, così ovviamente non posso aprirla. Qua svolazzante, vedete com'è? È una chest che semplicemente qua gli mettiamo quello che deve fare, poi mettendo degli oggetti dentro li usa, creando l'oggetto che gli abbiamo richiesto. E questo è una figata, principalmente perché così, in questo modo, noi possiamo fare infinito oggetto di un tipo. Togliamo questa torcia brutta, per favore. Ok, mettiamola sopra e mettiamo dentro questa ghiaia, tanto inutile. E li facciamo così, così. Qua gli mettiamo il filtro che deve far entrare solo le stringhe. Quindi string, ok. Tanto la lana può produrre solo o stringa o colorante. Il colorante va nel barrel e invece le stringhe andranno tutte là sopra. Le mettiamo queste in whitelist, qui. Quindi solo quell'oggetto può passare. E mettiamo i tubi che tirano fuori la roba, quindi fanno così, così, staccati, ok, poi così, e gli mettiamo un servo che distribuisca la roba, quindi no, ci vuole il servo più potente, no, bisogna fare il servo più avanzato, perché mi serve la funzione random,
No, non random, la funzione ciclo. Così ne mette uno in ognuno e così è più efficiente e non fa casino. Quindi bisogna fare il servo potenziato. Servo, vediamo. Quello di hardened che si fa con l'invar che noi abbiamo qua. Andiamo dove è il nostro invar, perfetto. Possiamo anche duplicare, anzi dobbiamo duplicarlo, non è che possiamo. Ce ne servono due, perfetto. Ah, oppure possiamo potenziarne uno che c'è già, quindi ce ne serve uno solo. Ne prendiamo uno, lo mettiamo insieme all'invar, così bam, e diventa un hardened servo, che appunto è uguale all'altro servo, ma non mi ricordo se ha la funzione che mi serve a me. Non ha la funzione che mi serve a me, quindi è totalmente inutile, ciao. Ci serve ancora quello più potente che si fa con l'Electrum, giusto. Ok, l'Electrum che si fa in che modo? Con la polvere di Electro che si fa in che modo? Con Silver e Gold. Non è difficile in effetti, no? Quindi ci serve Silver. No, no, non abbiamo mai dato Silver? What? Cosa? No, Silver ce l'abbiamo, no. Ok, Silver e Gold, ma meno male se l'abbiamo. Dobbiamo farglielo imparare, non l'ha mai imparato allora, ma madonna, meno male che mi sono accorto, altrimenti... Mamma mia, potevo macerarli senza farglielo imparare. Qua togliamo l'uscita per un attimo, perfetto, e li facciamo polverizzare, così poi possiamo unirli e possiamo duplicare infinitamente. Li ha tirati fuori lo stesso. No, l'ha già cotta. Che bello. Quindi vuol dire che ha l'auto output ed è un problema, perché adesso mi tocca sprecare altra energia per fare un altro silver. Già, che bello. Però possiamo fermare, dai, lo possiamo fermare qua. L'ho mancato, possiamo fermarlo qua sotto. Perfetto, ok. E unendoli questi due in questo modo, quindi facendo BAM e BAM, così possiamo fare Electrum Grid. E poi diventa l'Electrum. Io voglio quello. No, cosa è successo? Io voglio quello della Thermal, però non questo brutto. Vabbè, dovrebbe comunque andare bene lo stesso, anche se non è della Thermal. Anche se quello della Thermal l'avrei preferito. Ah no, ok, quello della Thermal è soltanto la polverina che, boh, per qualche oscuro motivo non è della Thermal. Ma ok, principalmente tanto non è poi un così problema. E vorrei potenziare questi, quindi ci serve del Fused, del Fused Quartz. Madonna. Serve dell'Hardened. Allora, lo faremo più avanti. Adesso mettiamo un servo Hardened. Sì, già. Che estrae uno alla volta. Che estrae uno alla volta, vai. Così adesso loro entrano qua, vediamo. I tubi sono lenti quanto la morte. Ok, è entrato qua e vediamo, si polverizza. E dovremo vedere della roba che adesso ritorna qua, quindi produce. Vorrei mettergli anche, ecco, mettiamo dentro tipo un servo qua. Che vorrei più backup di lana per farlo andare più velocemente e quindi non farlo incasinare. No, no, non si incasinerà mai, solo che come posso dire, è meglio se c'è più lana, perché vedete ha sfresciato, perché era tutta le stringhe che tornavano indietro. Qua comunque mettiamone un po', dai. Ecco, così. Vedete le stringhe che erano là? Così ne teniamo due stack, ecco. Quando avremo... Aumentiamoli a 5, tanto ce ne sono 5. Quando avremo il servo che può dividerli è meglio, così. Vedete, adesso lavora soltanto col centrale perché non c'ho il servo che può dirgli vai in tutti. E c'è già una pink die. Quindi abbiamo già recuperato una cosa. Mettiamo qua la pink wool. Abbiamo già recuperato un 2, quindi 32 EMC abbiamo già recuperato, mamma mia, che non è poi così tanto, ma poi quando saremo più bellissimi avremo tante belle cose, possiamo fare un impianto grandissimo con tutte le robe messe in fila, così potremo produrre colorante infinito, esatto, e col colorante infinito possiamo prendere cose infinite, quindi è tutto un circolo vizioso per arrivare all'infinità, esatto. E adesso che abbiamo fatto questa bella cosa, io nel prossimo episodio vi dico già che crafteremo il... come si chiama? Thermal, perché non mi ricordo. Thermal.
thermal, ok. Crafteremo il come si chiama? L'induction smelter. Crafteremo l'induction smelter che serve per unire due materiali, quindi prendere un materiale, mettergli dentro qualcosa, quindi per fare il vetro, quello che abbiamo visto prima, per fare il servo potenziato che servirà per distribuire al meglio le cose qua dentro, perché vedete che adesso anche questo qua era acceso, per questo qua è pieno e ci serve per forza principalmente, cioè ci serve e basta, perché così se distribuisce fa prima, produciamo molto di più. E qua ce ne sono già 6, mamma mia, questo impianto funziona benissimo. E vedete che è acceso adesso, ok. Quindi noi ci salutiamo. Quindi mettiamoci in F5. E da Jurassic 10 è tutto. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del mio impianto bellissimo di creazione di roba. E da Jurassic 10 è tutto. Ciao a tutti. Ehi, hey, sono sempre io. Il video è appena finito, ma se ti è piaciuto lascia un like o commenta e iscriviti al canale, e se vuoi restare sempre aggiornato seguimi su Facebook e Google+.